Oggi ho il piacere di intervistare per la prima volta il nuovo acquisto biancoverde Marco Donatangelo, classe 95, che in queste ultime due gare sicuramente si è fatto notare a centrocampo, forse mancava quella verve in più che stai dimostrando giorno dopo giorno di avere, ma non avevamo dubbi. Il direttore Ridolfi ha fatto veramente un buonissimo acquisto e questo lo stanno vedendo tutti i tifosi biancoverdi. Intanto benvenuto qui, come ti stai trovando? No, benissimo, benissimo. Io sono arrivato ormai sono due settimane e mi hanno accolto subito bene i ragazzi, anche a casa ci siamo sistemati bene. È un contesto nuovo, qualcuno già lo conoscevo, però bene. Sei tornato la scorsa domenica all'Italo a Concia, un derby maschio come sapevamo che sarebbe stato. Che emozione però ti ha fatto? Sicuramente l'anno scorso l'ho vissuto in una veste magari anche più decisiva, però venivamo dal Covid, quindi diciamo che l'atmosfera allo stadio era anche diversa. Invece il derby al Gran Sasso quest'anno è stato veramente impressionante a livello di atmosfera, però siamo andati lì con maturità e con le nostre consapevolezze e quindi diciamo ci è scivolato un po' addosso. Ieri partita qui al Dei Marsi contro il Capistrello, un altro derby per i biancoverdi, è stata una partita difficile, combattuta da entrambe le parti, però la Vezzana ha dimostrato di riuscire ad essere compatto, soprattutto stando 2-0 con un uomo in meno. Sì, diciamo che è stata una partita strana, sembrava la classica giornata no, in cui comunque tu sei in palla, però tutti gli episodi ti vanno contro perché abbiamo subito due gol su due situazioni in cui sicuramente dobbiamo migliorare e poi c'è stato il rigore sbagliato, un rosso, quindi abbiamo giocato in inferiorità numerica, ma comunque abbiamo dimostrato pienamente che tipo di squadra siamo e che livello possiamo raggiungere. Sistemando queste ultime cose sono sicuro che pensando soprattutto a noi stessi arriveremo su fino alla fine. Avezzano mai battuta perché in 11 giornate ha sempre vinto o pareggiato, prossima gara sarà veramente importante contro l'Acquestapone anche in vista della classifica. Sì, sicuramente, a mio avviso magari è un po' presto guardare la classifica perché comunque mancano tantissime partite e noi stando tra virgolette avanti anche se a pari punti col Giulianova dobbiamo appunto concentrarci su noi stessi e capire che dipende solo da noi domenica dopo domenica. E per quanto riguarda la partita di domenica sarà una partita difficile perché troveremo un campo diciamo particolare e con degli avversari comunque giovani che ci mettono sempre tutto e sarà una partita particolare da prendere con le molle, ma sono sicuro che avremo la personalità giusta per fare i tre punti anche lì. Grazie a Marco Donatangelo, ti riporto i complimenti da tutti i tifosi che ti stanno apprezzando tantissimo, quindi continua così e buona fortuna qui alla Vezzana. Grazie mille.